Sapevi che tu hai un secondo cervello? Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Oggi vi voglio parlare di un nostro secondo cervello. Cioè, non è proprio quello che stai pensando, non è che abbiamo due teste, se no saremmo tipo alieni. Less milk. Oh. Why do you want the less milk? Wait, wait, wait. Wah, wah, wah. Watch. Wah, the more milk. Iscrivetevi al mio canale, seguitemi, follow me on Instagram, ok? Il sistema enterico nervoso manda informazioni al cervello. Il cervello, siccome non ha niente da fare tutto il giorno, sai, controlla tutto il corpo, dice: ah, ok, c'è qualcosa da fare, ok, e quindi manda un'informazione, un segnale elettrico attraverso un neurone, cioè, e poi risolve il problema che ovviamente c'è in quella parte del corpo. A volte problemi anche molto puzzolenti. Inizialmente gli esperti pensavano che il sistema nervoso enterico prendesse ordini esclusivamente dal cervello attraverso nervi come il nervo vago. Per questo motivo era considerato parte del sistema nervoso autonomo. Invece, il sistema enterico, cioè, è independent. Cioè, se una persona viene paralizzata, riesce comunque a digerire e a mangiare e andare al bagno, indipendentemente dal fatto che è paralizzato. Tuttavia, gli studi hanno scoperto che anche se il nervo vago viene reciso, il sistema nervoso enterico continua a funzionare. Duh! Questa indipendenza e complessità non solo ha fatto sì che gli scienziati rendessero il sistema nervoso enterico una categoria tutta sua, ma ha anche scatenato un intero campo di ricerca chiamato neurogastroenterologia. I neuroni enterici sono coinvolti in una serie di reazioni di difesa dell'intestino, tipo il vomito e la diarrea. Tu hai mai pensato a far battere il tuo cuore o hai mai pensato a respirare o hai mai pensato a digerire? No, perché sono cose che facciamo inconsciamente, cioè senza la nostra coscienza, ok? Anche il sistema enterico è automatico, ma ci sono delle cose che comunque manda al cervello per fargli capire: oh, c'è un problema, wey, c'è un problema. Quindi cosa sono questi segnali che porta alla coscienza? Tipo il dolore, mal di pancia, quando sei stressato hai quella sensazione di vomitare. Altre informazioni che raggiungono la coscienza sono anche le percezioni integrate derivate dal tratto gastrointestinale e altri segnali come la fame e la sazietà. Se la vostra pancia vi dice non uscite con quel ragazzo, non ci uscire, ok? Ascoltate quel segnale di pancia, perché è il tuo secondo cervello che ti dice nope. Anche tipo quando vuoi andare su una montagna russa e ti viene mal di pancia, quello è il sistema enterico che ti dice non ci andare perché ti cagherai sotto, ma tu ci vai uguale, ti caghi sotto. Vabbè. È costituito da circa 500 milioni di neuroni o cellule nervose incorporati nel rivestimento del tratto gastrointestinale, a partire dallo stomaco, esofago, intestino tenue, grasso, pancreas, cistifelia, albero biliare e continuando fino all'ano. 500 milioni di neuroni è un numero davvero impressionante, perché è simile al numero di neuroni nel midollo spinale. Il sistema nervoso enterico utilizza più di 30 neurotrasmettitori, proprio come il cervello, e infatti il 95% della serotonina, che sarebbe l'ormone che causa la sensazione di felicità, si trova nell'intestino.
è anche prodotta in quella parte del corpo. Quindi la connessione cervello-intestino è molto importante, perciò anche ciò che mangi è molto importante. Questo è tutto sul sistema enterico nervoso, è un argomento che mi appassiona particolarmente e che sto studiando all'università. Se vi è piaciuto questo video, ovviamente condividetelo perché è informativo. Iscrivetevi al mio canale e vi auguro una buona giornata. Ciao!